Sono passati 5 mesi dalla strage di Via Ponchielli e domenica 29 novembre tutta Via Reggio ricorderà le sue 31 vittime. Alle 9.30 del mattino, nella Chiesa della Misericordia, sarà celebrata una messa di suffragio. In serata, invece, alle 11.15, partirà una marcia silenziosa che terminerà nel luogo e all'ora stessa in cui ci fu l'esplosione. Un pensiero particolare sarà rivolto ai 5 superstiti ancora ricoverati in diversi ospedali. Tra questi Marco Piacentini, che ieri ha festeggiato il suo 42esimo compleanno nell'ospedale di Padova. I sanitari sperano di mandarlo a casa per Natale, dove l'aspetta il piccolo Leonardo, suo unico figlio superstite alla strage. Per quanto riguardano le indagini, al momento, nel fascicolo aperto dalla procura di Lucca, non ci sono indagati.